Buongiorno a tutti, ben ritrovati qua su Visione TV con la puntata pilota, la prima puntata di un nuovo format Incursioni Culturali con cui vi intratterremo tutto il mese di agosto e speriamo anche più avanti. E insieme a me c'è e ci sarà l'amico saggista, critico musicale Antonello Cresti. Buongiorno Antonello. Ciao Enrica, eccoci qui. Sfidiamo l'emergenza climatica e la conseguente eco-ansia per parlare niente meno che di cultura in un periodo in cui tutti ne farebbero volentieri a meno. Ci piace il rischio. Assolutamente sì, e proprio parlando di cultura io vorrei partire proprio dal tuo ultimo libro. Chiedo tra l'altro alla regia se ci mostra proprio la grafica e la cover del tuo ultimo libro che hai scritto insieme a Roberto Michelangelo Giordi, Il bello, la musica e il potere, edizioni Mariù, con la prefazione di Marco Guzzi. Parlando di bello, parlate anche molto di brutto, perché uno dei segni di quest'epoca che evidenzia anche un po' il tracollo della nostra società è proprio la mancanza della ricerca del bello, l'incapacità di produrre parole, azioni, ma anche opere, per esempio a livello artistico, ma non soltanto, che puntino a sentimenti ed emozioni quali la gioia, la commozione, anche la ricerca di senso, quindi in pratica ai canoni legati al bello. Al contrario, a parte ovviamente l'intrattenimento che ormai vige imperante, sembra che ci sia sempre di più la ricerca invece del brutto, brutto che diventa un vero e proprio processo di imbruttimento, anche un po' di depauperizzazione della nostra società che addirittura diventa grottesco, volgarità, violenza, mediocrità e secondo me si punta anche nel soddisfare una delle regole auree dell'ingegneria sociale che è quella che vuole mantenere proprio il popolo, i cittadini nella mediocrità più totale. Perché questo processo? Perché si vuole così tanto puntare all'imbruttimento? Dunque, Enrica, tu ti sei occupata, forse prima di tanti altri, di transumanesimo, di quello che viene definito, secondo me, correttamente transumanesimo. E io direi che in questo momento noi ci troviamo di fronte a una sfida che è una sfida epocale, unica nel suo genere, cioè ci troviamo a fronteggiare un'emergenza, una sfida appunto che non è soltanto sociale, non sono aggrediti in un momento storico come questo, esclusivamente i diritti sociali o altri tipi di diritti, come era avvenuto in altri momenti della storia. È aggredita l'idea stessa di umanità, per come l'abbiamo concepita nei secoli, attraverso le ere e anche attraverso le varie, appunto, zone del mondo, perché poi alla fine la concezione dell'uomo non differisce così tanto da uno spazio all'altro, da un tempo all'altro. Oggi si vuole rimodulare in senso totale, strutturale, l'essere umano. E questa rimodulazione va nella direzione sostanzialmente della depauperizzazione, come dicevi tu, di tutto ciò che in qualche maniera rende l'essere umano una sorta di essere vivente liminale, di ponte tra dimensioni che sono quella mondana, terrena e quella oltremondana spirituale. Ecco, si vuole completamente escludere questa dimensione più intangibile, più trascendente e ridurre l'essere umano a quell'essere eternamente disponibile, come lo avrebbe definito il filosofo Nietzsche, che quindi è massa numerica tesa esclusivamente a soddisfare gli input di consumo e produzione che vigono in questo momento storico. C'è da aggiungere una cosa, c'è da aggiungere naturalmente che un'aggressione come questa non può non avvenire se non attraverso appunto l'aggressione reiterata, pianificata al concetto stesso di bellezza. Ciò che distingue la nostra epoca da altre fasi storiche, anche molto complesse e complicate, è la negazione del concetto di bellezza in quanto tale, cioè la bellezza oggi è vissuta come qualcosa che crea un ostacolo al dipanarsi della ideologia del nostro tempo. Per questo, parafrasando quella frase scorrettamente attribuita a Dostoevskij, secondo cui la bellezza salverà il mondo, io direi che oggi
chi propone bellezza, chi cerca di salvaguardare bellezza, chi parla di bellezza, fa un'azione rivoluzionaria più di qualsiasi altra rivendicazione di ordine sociale. Oggi questa è la madre di tutte le nostre battaglie. Sembra quasi un paradosso perché oggi si sta puntando molto sull'inclusività, pensiamo per esempio all'ideologia woke e tanto altro ancora, comunque vige un po' una dittatura del politicamente corretto e si sta cercando di instillare nella mente delle persone uno dei canoni di bellezza sempre più soggettiva, che però poi finiscono per trasformarsi anche appunto in brutto, in violenza, in mediocrità, e in tutto quello che stavi spiegando. Questo secondo te è dovuto anche da questo processo che sta continuando a erodere, anzi a smantellare le identità e quindi in qualche modo a omologare gli individui? Nel momento in cui tu omologhi le persone dopo averle livellate, svuotate, spersonalizzate, alla fine hai dato vita a un grande processo di massificazione, quindi a una vera e propria fabbrica del elementi e degli individui. Come può esserci bellezza, come può sopravvivere la bellezza in questo abbruttimento totale? Ma guarda, se noi riflettiamo di bellezza, rifacendoci proprio al senso dell'oggetto d'arte, ecco, io definirei l'oggetto d'arte quell'oggetto che per sua stessa natura è assolutamente irriproducibile e inimitabile. Cioè è il frutto di una creazione che avviene attraverso quell'unico individuo, in quell'unico momento, in quell'unico momento di ispirazione. Qualche cosa ce ne possono essere mille altri altrettanto belli, ma non possono essere la stessa cosa. Quindi il concetto di arte esclude il concetto di riproducibilità. Questo lo spiegava benissimo Walter Benjamin nel suo testo filosofico L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica. Da lì naturalmente abbiamo fatto purtroppo molti altri passi in avanti o indietro a seconda dei punti di vista, e ci troviamo in questa fase, in una fase in cui siamo oltre la riproducibilità, siamo attraverso il concetto neanche di utile dell'oggetto ma di funzionalità. E questo evidentemente porta a una disgregazione del concetto di identità stesso, perché parlare di bellezza, parlare di arte, va da sé, significa parlare di identità. Da lì il passo dalla individualità all'identità è un passo molto breve. E oggi il concetto stesso di identità è uno di quei concetti sotto massima aggressione da parte del politicamente corretto, perché si racconta in questa illusoria, stupida, asessuata visione di universalismo, così come viene solitamente definita, che la rivendicazione o semplicemente il conoscere chi siamo, quindi la propria identità individuale e collettiva, sia di per sé una sorta di aggressione, di discriminazione nei confronti dell'altro. Questo è assolutamente folle, tanto è vero che la lingua italiana da questo punto di vista ci viene in soccorso, perché quando si parla di interculturalità, di dialogo interculturale, interculturas presupporrebbe naturalmente una molteplicità, una pluralità di culture. Se noi per eliminare questa supposta forma di discriminazione riduciamo tutto a una palude indifferenziata in cui chi parla, diciamo, viene di fatto autocensurato, ma si deve autocensurare anche la persona che si ha davanti. Ecco, qua ci troviamo, proprio come abbiamo ricordato nel libro citando un proverbio armeno, di fronte a un dialogo tra sordi, cioè di fronte a un simulacro di confronto, e questa è la scomparsa del bello del mondo nella sua molteplicità, perché se noi non riconosciamo più quel valore fondativo della differenza come elemento appunto di distinzione, di nascita di bellezza continua, qua veramente noi stiamo facendo un percorso che a ampie falcate ci riduce verso una dimensione
che è totalmente disumana, secondo le caratteristiche che dicevamo prima. Quindi identità e bellezza, dal mio punto di vista, sono concetti che si compenetrano continuamente, ed è per questo che l'aggressione viaggia su entrambi i livelli. Si accennava al fatto che anche l'arte in generale, non soltanto l'arte visiva, la musica in qualche modo siano asservite a questo processo di abbruttimento, purtroppo soprattutto negli ultimi anni. Secondo te è stato proprio predisposto un piano di abbruttimento per livellare, svuotare sempre di più le menti, l'immaginario delle masse e, come si diceva prima, depauperizzare la nostra società, anche fare in modo magari che le persone non avessero, in particolare le nuove generazioni, più le chiavi per interpretare la realtà e anche per sviluppare, oltre che il proprio senso critico, porsi delle domande, soprattutto il senso della vita e, come dicevi tu, il brutto in qualche modo taglia il ponte tra l'uomo e anche la trascendenza e la spiritualità. Faccio sempre più fatica a pensare che in questo mondo non ci siano dei processi che sono pienamente pianificati. Quindi la mia risposta tenderebbe a essere affermativa. Sì, c'è un piano preciso di abbruttimento e imbruttimento, e direi che questo lo possiamo vedere ancora prima di soffermarci sulla teoria estetica, in una forma che secondo me è molto utile per comprendere la propaganda del nostro tempo e la manipolazione soprattutto del nostro tempo, che è l'idea secondo cui ci sia una sorta di diffusa forma di autocompiacimento verso tutto ciò che è basso, che è mediocre. Cioè, pensiamo per esempio alla categoria di ignoranza, no? Qualche decennio fa le persone, fra virgolette, ignoranti, non pienamente scolarizzate, eccetera, vivevano quella loro condizione con una sorta di umiltà, anche di timore, nei confronti di coloro che invece, fra virgolette, sempre avevano studiato. Ecco, oggi questo è scomparso di fronte a questo mito rovesciato che in politica abbiamo visto prima col berlusconismo, poi col renzismo, poi forse nella massima incarnazione attraverso tutta la narrazione del Movimento 5 Stelle, che è certamente l'uno vale uno, ma ancora di più è quella frase terribile che è chi sei tu per dirlo? Cioè, se io parlo di fisica con un astrofisico, dovrei dire all'astrofisico chi sei tu per parlare della tua materia di studio, faccio per dire. No? E quindi c'è questa idea che tutti possano parlare di tutto, che non esista più nessun concetto di specializzazione, che non esista più nessun neanche percorso, no, che ti porta alla conoscenza. Questo è molto pericoloso perché è un'inversione, direi quasi diabolica, quasi luciferina di ciò che noi abbiamo conosciuto fino a questo momento. E questo evidentemente non può che portare a quello svilimento del bello e dell'arte di cui stavamo parlando, perché una cosa è vera, riallacciandosi alla nostra risposta di prima. È vero che in qualche maniera il bello discriminatorio lo è, perché pone in qualche modo una demarcazione tra la sua dimensione e tutto ciò che non fa parte della sua dimensione. Questo lo vediamo in questa ossessione politicamente corretta che oggi ritroviamo dappertutto, la ritroviamo in questi, persino nei concorsi di bellezza, no? Voglio dire, si fanno i concorsi di bellezza e poi se si afferma che una persona, uomo, donna, che sia più bello di un altro, in qualche maniera si fa discriminazione. È difficile parlare di arte che ha un assoluto, tra l'altro, da un certo punto di vista, in questa dimensione, per paura di ferire la sensibilità dell'altro. Come è difficile parlare di creazione artistica, perché non tutti, si torna al discorso di prima, possiamo essere artisti. Non tutti abbiamo questo talento. E oggi invece si pensa anche lì che chiunque possa, ad esempio, essere un musicista, nel momento in cui possiede un computer portatile, qualche programmino craccato sul web,
che effettivamente ti consente di produrre dei suoni, di produrre qualche cosa che assomiglia alla musica, ma questo evidentemente non vuol dire che siamo tutti compositori, esattamente come se tu domani mi regali una racchetta da tennis, io temo di non diventare automaticamente Björk o McEnroe, ecco. Riallacciandomi a quello che dicevi prima sulla questione dell'ignoranza, giustamente anche qua un po' ci riallacciamo a quella tecnica di ingegneria sociale, di controllo e manipolazione sociale, volta a imporre la volgarità, la mediocrità alle masse. Si è proprio voluto far passare l'idea che l'ignoranza sia quasi un sinonimo di semplicità. La semplicità piace molto e quindi si sono anche poi promossi tutta una serie di modelli, soprattutto per le nuove generazioni, sempre più volgari, sempre più trash, con anche tutta una serie di format televisivi, di reality, dal Jersey Shore, Jordi Shore, che cos'erano, fino anche a quelli poi italiani, volti proprio a far passare l'idea che la persona genuina e semplice in realtà poi sia rozza, ignorante e quant'altro. E sicuramente qua, insomma, di bellezza c'è ben poco. E dall'altro, a mio dire, anche qua si insinua in maniera assolutamente fallace l'idea che ci sia un qualcosa di democratico in tutto questo processo, mentre è esattamente il contrario, perché in realtà si stanno proprio manipolando le masse si sta anche cercando di erodere, come dicevi tu, sempre di più l'autorevolezza, che non è l'autorità, né tantomeno il principio di autorità, che fa sempre capo a un'altra tecnica di manipolazione. Sì, mi sembra una notazione la tua molto corretta, e quando si parla di semplicità, in maniera falsificata e falsificante evidentemente, oggi si allude anche a una certa idea di autenticità. Quindi chi in questo momento non è volgare, rozzo, basico, diciamo, è un inautentico, è un costruito, no? È qualche cosa che allontana dalla sincerità. Questo è molto falso certamente anche quando non si vuole assolutamente affermare che la non banalità stia solo negli eruditi, tutt'altro. Certamente ci sono forme di sapere straordinarie anche fuori dal campo dell'erudizione intesa in senso classico. A questo appunto, questo svilimento generale va a colpire forse ancora di più proprio quelle forme simboliche di conoscenza che non vanno nell'ambito della cosiddetta erudizione o scolarizzazione classicamente intesa. Pensiamo al patrimonio simbolico di un contadino magari non alfabetizzato di qualche decennio fa, che magari conosceva a memoria tutte le costellazioni, oltre che la sua esperienza lavorativa, che conosceva, che era memore e partecipe anche di una grande tradizione orale che ancora era presente. Ecco, proprio quel patrimonio lì che oggi forse è massimamente sotto attacco. Quindi non si facciano discorsi banalmente di alto contro il basso quando si parla di questo culto della falsa semplicità, perché in realtà si sta svuotando, no? Come proprio dei contenitori, come delle crisalidi, l'uomo, proprio da questo, da questa sua ricchezza simbolica. Non resta proprio più niente, se non una vacua esibizione della propria esteriorità, sempre più, tra l'altro, sempre più lì, in dimensione inautentica, artefatta, eccetera, nell'incubo sostanzialmente di non esserci, perché tutto questo narcisismo imperante che si avverte sui social e non solo, io lo leggo molto spesso come un grido di aiuto di chi sostanzialmente non ha più una rete sociale, non ha più una
forma radicale all'interno della propria famiglia di origine o di quella che si fa nel corso della vita, e quindi chiede disperatamente: guardatemi, vedetemi, ci sono anche io. È quella immagine che io ho riconsegnato anche parlando proprio dei concerti di musica dal vivo, in cui oggi ciò che avviene sul palco, quindi il punto focale dell'attenzione, non è più quello, ma è appunto il falsi selfie, il filmatino, eccetera. È una costante richiesta di diventare protagonisti di ciò che, peraltro, non è neanche necessario essere protagonisti. C'è anche una vera e propria agonia della creatività, per cui gli artisti, ma anche gli intellettuali, molto spesso finiscono un po' per scimmiottare il passato. Pensiamo anche adesso, per quanto riguarda anche la musica, e soprattutto il cinema o le serie TV, non si riesce più a innovare nulla, ad avere un'idea originale, e quindi si va a copiare il passato con opere poi anche assolutamente sostanzialmente mediocri. E il più delle volte poi ritroviamo appunto questi intellettuali e questi artisti che sembrano vivere un po' una forma di paralisi cerebrale, fare propaganda. Abbiamo assistito a questo processo in maniera sopraffina durante la pandemia. Secondo te, quanti di questi artisti intellettuali sono consapevoli di essere poi alla fine un ingranaggio di questa mega macchina che poi porta alla propaganda, e quanti invece semplicemente vivacchiano, preferiscono, no, farsi cassa di risonanza del potere del sistema e quindi anche della narrazione dominante, perché ovviamente gli fa comodo e serve anche poi per continuare a lavorare? Per quello che conosco il mondo dello spettacolo, i cosiddetti consapevoli sono molto pochi, e sono quelle figure che effettivamente sono impiegate in primissimo piano a livello internazionale. Mi verrebbe per esempio da citare una figura come quella di Bono Vox. Il grosso invece sono sostanzialmente delle figure che campano, che vivacchiano di bassa convenienza, cioè respirano l'aria, capiscono che conviene adeguarsi a una certa narrazione e lo fanno piuttosto spontaneamente, cioè che questo mito che ci siano chissà quali forme di indirizzamento, no, da parte dell'industria culturale è un po' esagerato, nel senso che prima si sono create in maniera più o meno spontanea delle figure che non rispondono più ai criteri artistici. L'arte e la creatività sono in prima istanza evidentemente pensiero critico, e fuori dal pensiero critico invece siamo in questa palude che descrivevamo prima, un po' così, di comunicazione, di intrattenimento, ecco, definiamola in questa maniera. E quindi non c'è più la volontà che di imporre un proprio discorso personale, no? Una propria forma di arrovesciamento di questa bilancia dialettica tra mercato, arte, creatività, eccetera. Ci si adegua molto spesso, peraltro, facendo un giochino molto stupido e anche piuttosto squallido, che è quello di essere da un lato completamente conformati con ciò che la vulgata desidera volta a volta, dall'altra fingere di essere dall'altra parte della barricata. Quando i Maneskin gridano sul palco "fuck Putin", per esempio, fingendo di fare chissà quale gesto ribelle, stanno spappagallando esattamente la lezioncina che gli è stata impartita. Ma anche, ricordo per esempio un episodio di due o tre anni fa di Nina Zilli, la cantante Nina Zilli, che su un palco insultò Matteo Salvini. Ora, nessuna simpatia da parte mia per Matteo Salvini, però anche lì dava al pubblico, almeno alla parte maggioritaria di quel pubblico, ciò che quel pubblico voleva sentirsi dire. Tanto è vero che si maligna nei corridoi che oggi molti artisti cosiddetti, prima di esporsi su questo o quel tema, facciano delle sorti di sondaggi sulle sensibilità del proprio pubblico potenziale. Quindi scusa, c'è stato un episodio, anche quello che è un po' successo recentemente con il cantante di Placebo, che ha insultato la Meloni.
Esattamente, esattamente. Ma c'è anche un episodio su quale riflettevo recentemente, che fu un post di Bugo su Facebook che recitava più o meno così: oh, al giorno d'oggi è impossibile essere dei veri ribelli, cosa si potrebbe fare per esserlo? E c'era ovviamente chissà quante centinaia di risposte. Ecco, dal mio punto di vista, sarò io maligno, però io l'ho vista come una sorta di indagine di mercato mascherata, cioè datemi delle idee che magari, se sono buone, le percorrerò prossimamente per ridare smalto al mio personaggio pubblico. Sì, quindi qua ci ritroviamo davanti un po' a un termometro politico e la ricerca attraverso il sondaggio per accaparrarsi magari qualche idea, come dicevamo prima, davanti proprio a una forma di paralisi cerebrale. Senti, cambiando argomento, perché poi vorrei dedicare proprio una puntata di questo format Incursioni culturali con te, proprio sul discorso della musica, e andare ad approfondire in particolare la trap a cui tu hai dedicato diverse opere, soprattutto negli ultimi anni. Da poco è morto l'antropologo e etnologo Marc Auger. Intanto chiedo alla regia se ci mostra, eccola qua, proprio una sua immagine, una sua fotografia. Auger ci ha insegnato cosa sono i non luoghi, perché aveva dedicato molti suoi studi alla condizione contemporanea dell'uomo, caratterizzata da una solitudine patologica e dalla ricerca di evasione. Vorrei leggere una breve sua dichiarazione, un breve passaggio di un suo libro, poi commentarlo con te, poi andiamo in chiusura. L'uomo è un animale simbiotico e ha bisogno di relazioni inscritte nello spazio e nel tempo, ha bisogno di luoghi in cui la sua identità individuale si costruisca col contatto e grazie al riconoscimento degli altri. E qua in qualche modo ci ricolleghiamo anche al discorso che si faceva prima sull'identità, perché una delle lezioni di Auger è proprio che i non luoghi sono quegli spazi realizzati artificialmente per esigenze ovviamente di scambio, pensiamo per esempio ai centri commerciali, dove l'individuo è un'unità priva di identità personale, si trova completamente spaesato, una monade isolata con tante altre monadi. Anche l'Italia è piena di non luoghi, e questi non luoghi rappresentano un po' una forma di brutto, di imbruttimento, anche per esempio da un punto di vista architettonico. Vorrei una tua opinione su questo. Sì, ricollegandosi anche alla nostra prima riflessione oggi, la bellezza naturalmente vi è, esiste in tutti quei casi in cui si esprime nella sua magnificenza, nella sua forza, quasi tracotante, primigenia, ma esiste anche una bellezza più nascosta, che per esempio è la bellezza appunto della differenziazione che avviene attraverso tutto il panorama simbolico, a livello linguistico, di immaginario, di ciò che noi attraversiamo nella nostra esistenza quotidiana, eccetera. E il caso dei non luoghi è uno studio naturalmente brillantissimo da questo punto di vista, perché denuncia come, in particolar modo attraverso l'architettura contemporanea, attraverso questi luoghi che sono riproducibili, reiterati nella loro essenza esattamente uguale in qualsiasi luogo del pianeta noi ci troviamo, noi eliminiamo la nostra capacità di concepire appunto l'identità e concepire anche identificazione con un luogo. Quindi siamo immersi in una sorta di panorama da eterno centro commerciale, che è un altro evidentemente dei non luoghi di cui parlava Marc Auger, e questo comprime terribilmente la nostra capacità, dicevamo, di concepire una differenza, la bellezza e la differenza nel mondo. Io credo che, per chiudere appunto su Auger, per esempio, l'architettura sia stata utilizzata politicamente al massimo livello dal dopoguerra a oggi, soprattutto in una dimensione, cioè la dimensione che l'umiltà, quindi tutte quelle classi sociali che disponevano di minori mezzi economici, dovessero essere condannate
a vivere in una dimensione di degrado. Anche il degrado è una parola non a caso che è entrata nel nostro vocabolario quando il degrado lo hanno inventato. Cioè prima hanno inventato il degrado e poi lo hanno descritto con una parola. E questo degrado provoca purtroppo anche un degrado morale, etico ed estetico interno alle persone. Mi viene da pensare, facendo un parallelismo cinematografico, per esempio ai film di Ken Loach, che sono quasi sempre svolti in queste periferie suburbane tutte uguali, senza nessun segno di riconoscimento. In questa dimensione di disgregazione dell'io è normale che una persona sia più tesa ad abbracciare un orizzonte innanzitutto di ignoranza senza confini, ma anche a vivere la propria vita in una dimensione più degradata a livello morale. Ecco, quello è quello che sta avvenendo in tutte queste nostre periferie suburbane che via via sono sempre più crescenti come quantità, come numero, eccetera, e io credo sia anche questo un processo pianificato che da un lato va verso l'erosione della bellezza, dall'altro va in questa creazione di umanità imbestialita proprio dalla negazione della bellezza. Sono assolutamente d'accordo e spero, questo insomma un po' un appello, che la politica si faccia anche portavoce proprio di tutto ciò, che vada assolutamente in controtendenza per distruggere anche questo processo di abbruttimento che passa anche attraverso il degrado, le periferie e quindi attraverso anche questi non luoghi. Allora Antonello, io ti ringrazio, grazie per essere stato con me, ci rivediamo giovedì prossimo sempre alle 18:30. Grazie a te Enrica, è sempre un piacere e speriamo che gli spettatori siano sopravvissuti. Alla prossima occasione. Ciao, ciao Antonello, grazie a tutti e ci rivediamo appunto con Antonello giovedì. Ciao.